ballottaggio si vedrà, dipende dal numero dei candidati sindaci che si presenteranno. Noi ci auguriamo di confermare il risultato al primo turno, credo. Per quanto mi riguarda, che questo governo comunale, il sindaco Di Primi, abbia ben amministrato. Chiaramente oggi i comuni hanno mille problemi, soprattutto quelli di natura economica, visti i tagli che il governo nazionale sta facendo e continua a fare. Io ricordo che nel 2010, quando si insediò il sindaco Di Primi, i trasferimenti al comune di Chieti da parte dello Stato erano di oltre 18 milioni di euro. Oggi non arrivano a 850 mila euro, quindi credo che insomma, sia difficile. Poi il sindaco Di Primi ha avuto un altro problema in più, è su questo che ci stiamo confrontando, su come trovare la soluzione, ma non credo che sia solo un problema di Chieti, credo che sia un problema generale. È finito il tempo in cui c'era il primato della politica, il primato dei partiti, e noi ci siamo trovati al Comune a Chieti ad avere 7 consiglieri comunali eletti nel centrodestra che sono passati al centrosinistra, e questo chiaramente ha portato una serie di problemi, compreso un notevole ritardo sull'attuazione del programma di governo.